collega Giorgio Pesaguerra e al collega Massimo Trappani che ha reso possibile questa mia venuta qui a Lampedusa. Entriamo subito, vista la rapidità, a parlare per ultimo, dopo una cosa è una responsabilità. Una volta si faceva la lotta per parlare per ultimi, per se prendono le conclusioni. Non ci sono conclusioni. Questa cosa mia è nata proprio dallo stimolo di Massimo Trappani, che quando ho incontrato a Padova nel convegno che c'è stato, mi ho sposto questa mia idea di fare una porta per Lampedusa, fatta in terracotta però, venendo dal centro dell'Africa, visto che io sono esperto di questo. Poi con i miei studenti ho dato un'idea di concept, una cosa essendo qua, quindi da di fuori, secondo quelle che loro erano le loro esperienze. E qui brevemente, oddio mi è sfuggita, sta arrivando, ho la allora, no, brevemente finché arriva la collaboratrice, la professoressa Sara, che gentilmente mi ha coperto alcune problematiche di tipo computeristico. Volevo dire che ho chiesto ai colleghi, agli studenti, di riflettere sul tema della porta. E è venuto molto interessante perché hanno approfondito il termine porta, trovando sinonimi, e abbiamo scoperto, questo mi pare interessante, alla fine, visto tutta una parte, intanto volevo complimentarmi sinceramente col lavoro di tutti i colleghi, di tutti gli studenti di istituto, che hanno mostrato anche una cosa che già in parte conoscevo, la scuola siciliana, che non è solo una scuola di poesia, ma anche di cultura. Complimenti a tutti. Possiamo iniziare? Not yet, so I'm just gone. Volevo ringraziare anche i traduttori e così mi è capitato di riflettere con i colleghi, con gli studenti, sul tema della soglia, della porta o del varco. È stato visto, come vedrete rapidamente, dai miei studenti, soprattutto quelli che più si sono che hanno affrontato questo tema, il problema del semantico della parola dell'accesso, no? Che può essere inclusivo o esclusivo. Per esempio la parola varco, un gruppo ha riflettuto su questo, significa uno sforzo, una rottura, devi passare attraverso, crearti un varco. Altri invece hanno pensato a un problema di soglia, una cosa un po' più dolce, e altri appunto una porta attraverso quale tu passi. Non legge la chiavetta. Vai a prendere il mio computer. Mi spiace, ci sono dei problemi tecnici, ma tenteremo di risolvere. Adesso le serve anche quello del senso, faccio anche quello, no, questo tanto. Mi scuso per i problemi tecnici, naturalmente alla fine è veramente fastidioso perché voi siete tutti stanchi. Let's go. Altrimenti la posta domani, questo è il problema di adattatore. Proseguo ancora rapidamente finché si tenta di risolvere il problema. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che i ragazzi hanno proposto, hanno visto intanto il problema a livello mediterraneo. Tra i miei studenti avevo alcuni che venivano in Erasmus dalla Spalmas, anche abbiamo scoperto insieme
che il problema dell'accoglienza, della soglia, dell'arrivo di questi migranti è legato anche a un problema europeo. Per esempio a Las Palmas hanno cose simili da quello che abbiamo potuto vedere a Lampedusa, e questo è abbastanza interessante. E forse l'unica altra realtà che abbiamo visto che era simile, come trattandosi di isole dentro al Mediterraneo, e quindi anche questo è stato un elemento di riflessione. Diventa difficile? No, funziona. Funziona? Si vede? Wow! Mi scuso, ma l'improvvisazione, ancora la partiamo. Ecco, qui vedete uno. Non si vede? Scusa, ma la cosa non abbiamo potuto che farlo, buttarla dentro il computer, no? Si vede? No. Però si vede il soldo a schiera. Eh? Si vede il soldo a schiera. Davanti al computer. Vuol dire riconoscenza per loro, si parla, ottimo. Oh,
possibile. Eccola. Allora l'hanno vista in una chiave, l'hanno vista in una chiave panottica, nel senso di riguardare i punti sensibili attraverso Google, e hanno individuato, in base a quello che avevano sentito, alcuni punti sensibili sui quali poi vedo anche con piacere che molto del workshop si è mosso. Avanti. Questa è una ricostruzione che avevano fatto dei punti di sbarco. E avevano individuato quest'area di progetto. Il concept era l'unica cosa, l'hanno fatto brevissimamente, l'hanno fatto in una settimana. Il concept era l'idea del quadrato di rappresentare la terra, la pianta, il zambuso come elemento simbolico della chiusura e dell'accoglienza e della casa. Era il singolo, l'unione tra lampedusani, volontari e migranti, solo assieme trovano un equilibrio, e qui vedete come l'hanno simboleggiato, l'obiettivo, il triangolo. Avevo fatto tutto un discorso sulla simbologia, interessante, che loro hanno sviluppato, come vedete, attraverso lo sviluppo di questi simboli, l'unione sociale, e l'obiettivo, il triangolo, che rappresenta l'uomo radicato nella terra, e guarda verso la prossima. Ecco come questi aspetti simbolici hanno trovato per i ragazzi l'idea della declinazione di una possibile soglia, un monumento, un elemento di passaggio. Sì? Eccolo qua, il risultato doveva essere costruito, questo era un altro degli input che con Massimo aveva. Cioè, era quello sulla terra cruda, usare la terra che è il materiale più conosciuto dall'altra parte del Mediterraneo, e questo è stato fatto appunto con una terra compressa, progettata per essere utilizzata. Il prossimo? Cambiamo progetto, che arriva. Questi sono stati ragionamenti scritti che hanno fatto i ragazzi, che adesso per brevità non stiamo a sondare. Sì. Ecco, questo è forse uno dei risultati più interessanti. Tra Grecia e Africa, l'idea è stata quella di fare il porto, come i vecchi porti greci, il fuoco. Fare del fuoco, cioè quest'idea che da lontano, quando arrivano questi migranti, vedono almeno un segno chiaro della terra, che è il fuoco. Ed hanno fatto questa idea di fare nella porta, seguendo la vecchia struttura dei porti greci, utilizzare il fuoco, il faro per i migranti, che almeno lo possano riconoscere. Se vi interessa ve le do queste cose, non c'è. Sì, sono cose piuttosto fresche, che sono nate appunto dalla creatività dei miei giovani, e lasciati liberi di fare e di esprimere quello che a loro veniva in mente. E questo mi pare uno dei più interessanti. Sì? Ecco, questa è un po' la visualizzazione, piuttosto evocativa di una realtà. Sì, la prossima. Ecco, di notte. Questo è andato. Vediamo un altro. Ecco, vedete, la parola barco è stato un altro delle riflessioni, cioè l'idea che è una lotta per la sopravvivenza. Hanno riflettuto a lungo, seminarialmente tra loro, ci sono gli altri, questi ve li posso lasciare perché sono piuttosto interessanti, come ragazzi del quinto anno di architettura vedono una realtà anche considerando il fatto che loro vivono molti vicino al centro di accoglienza, che invece prende la gente che viene da est. Qui abbiamo la gente che viene da sud, ma lì c'è anche il problema che a Gorizia c'è un altro punto di sintesi. Sì?
qua. Anche questo mi dà un po' l'impressione di come loro hanno, hanno interpretato il, questo tema in maniera variegata, anche riflettendo, questo era uno dei progetti che loro avevano sviluppato, sì? Andiamo avanti. Ecco, questo era il varco, era per, prima di arrivare al centro di accoglienza, l'idea era di fare un muro rotto in blocchi di terra con degli specchi che potessero rappresentare l'idea che hanno, sono riusciti a varcare, quindi a rompere il muro. Questo, questo scritto l'hanno rappresentato, sì. Ecco, questo è lo studente delle Canarie che ha spiegato ai suoi colleghi come anche loro abbiano simili problematiche proprio nelle isole Canarie. Spesso direi che sia come latitudine che come problematiche possono essere paragonate ai problemi che ci sono a Lampedusa. E lui ha tenuto, siccome lui è delle Canarie, ha tenuto una, no, un piccolo seminario ai ragazzi. Ecco, questo è quello che avviene alle Canarie. Era una foto che lui aveva portato con sé quando glielo avevamo detto. È una realtà abbastanza simile a questa che si vede. Sì? Quindi in fondo l'idea è che c'è una grande soglia che c'è il Mediterraneo, ma c'è Malta, c'è Lampedusa, ma c'è anche la Grande Canaria. Sì? Cos'è? Ecco, questa è una nave canarina che si era incagliata, che era diventata uno dei punti, altre immagini del canale, dei luoghi di sbarco, sì. Questo è il paesaggio del canale, altro, ecco. Benissimo. Potresti soltanto per gentilezza mostrare i dialoghi iniziali, che così mostriamo se, se ci sono. Stanno... No, non sono più. Dialoghi sopra la pedina, sì. Eccoli. Niente, è stato un lungo dialogo che loro hanno fatto. Tra di loro, vedete, è datato a quando ci eravamo incontrati con Massimo, e hanno, hanno molto dibattuto su questo problema della porta, della soglia, e questi